animale che è molto affettuoso, molto socievole e si affeziona al padrone, è un animale che è umile. Fatti sorridere. Abitavamo in una casa isolata che non c'era acqua, luce, strada, e l'asino l'adoperavo come lavoro, andare al casello, portare il latte e portarmi a casa l'acqua da bere perché non c'era l'acqua dopo. Però quello lì, quell'asino lì per me era un collega di lavoro, ma era un gioco, andavo al bar a vedere la televisione con l'asino come compagnia, come avere dietro il cane. E di lì ho venduto l'asino quando è arrivato il trattore, per me è rimasta una freccia al cuore, ho sempre avuto in mente quell'asino lì, per me è stata una... Quando nel 90 ho comprato il potere qua vicino all'officina, mi è scattato la molla degli asini e non mi ha tenuto fermo nessuno, li avevo tutti contro, ero la pecora nera, ero il matto della zona, ero... vedi che ci capiamo, vedi? Sapevo per la mortadella, io ho dovuto trovare uno di 83 anni che si ricordava la ricetta, se no non si ricordava più nessuno, perché c'è lo scritto di 2000 anni fa che la mortadella è nata con l'asino, però è sparita perché è sparita la carne. E di lì sono riuscito a far conoscere gli asini, e di lì adesso si sta allargando proprio macchia d'olio, proprio la gente hanno capito cosa vale, anche lui era un animale dimenticato. Il reparto maternità, quello lì è nato stamattina. Ecco, questo qua è mio figlio. La prima mortadella inventata è stata inventata appunto con la carne di asino, perché erano animali che venivano usati fino alla vecchiaia, dunque animali vecchi di 20-30 anni. Dunque si è pensato di ammorbidire la carne tramite la cottura. Deve essere degustato con la tigella oppure anche con un semplice buon pane. La si può mangiare anche come aperitivo, dunque fare dei piccoli cubetti. La si può usare anche come ripieno anche per le paste. La nostra cucina la mortadella la fa da padrona.